Prego, vestite, prendete il vostro camice. Lasciate la giacca e indossate. Scusi, ma no. La vostra, ho signora. Capito una cosa, perché ci siamo separati dai nostri compagni maschi? Perché noi oggi faremo una lezione di cucina, anzi, pasticceria. E mentre le ragazze si dedicheranno alla dolcezza, per i ragazzi c'è in serbo una lezione indispensabile per diventare veri uomini. Un uomo deve saper cambiare una ruota del proprio ciclo motore. Se si dovesse bucare durante il tragitto. Ah, la mia prima motoretta. Nel 1968 le vendite delle automobili erano triplicate rispetto a 8 anni prima. Ma ciò che faceva più gola a noi ragazzi era il mezzo a due ruote. C'è chi preferiva lo scooter, chi invece adorava la moto. Sullo scooter non ci si bagna, sulla moto sì. Quindi è un mezzo più confortevole. Sì, però è più divertente la moto. Alla fine poco importava la cilindrata. Ciò che amavamo noi, giovani uomini e donne di quei tempi, era sfrecciare liberi sul nostro due ruote. Talvolta, ahimè, dimenticandoci anche della velocità. Ma questa velocità lei l'ha raggiunta da solo o in compagnia? Da solo? In compagnia vado piano, se la compagnia merita. Se lei pensa che io faccio una lezione di cucina mentre riparano le vespe, si sbaglia di grosso, guardi. Allora, la prima operazione da fare. Ma secondo lei io non sono in grado di provare a riparare una moto? Io non le sto dicendo non sono in grado di cucire. Sei in grado o non è in grado. Io so che in questo momento c'è da fare questo. L'ora d'applicazione tecnica femminile. A me piace perché la cucina mi piace tanto, cioè anche artistico, sicuramente più di riparare moto. Ma è il principio che è sbagliato, che ci siamo separati. Come se fossimo due cose diverse. Nicole Rossi pensa alla rivoluzione, ma per ora deve attenersi alle regole e accettare una tradizionale lezione di cucina. Parliamo della torta di riso soffiato alla ricotta e frutta. Quindi lei deve prendere l'attrezzo adeguato. Che punto è la ricotta, signorine? La ruota di scorno non l'abbiamo rimontata. Non l'abbiamo rimontata. Per me la possiamo pure buttare, eh? Ma è facile. Io che le ruote le cambio tutti i giorni. Pure le moto che non sono le mie. Se non sono venuta, la possiamo provare per fare un giro di prova? No. Cucinate mai voi? Sì. Abbiamo mangiato il cioccolato fondente, la ricotta, lo zucchero a velo. E io non rimangiavo le schifezze da 2 anni. Avete ancora un attimo, approfittatene, eh? Grazie. La sorvegliante ha un conto in sospeso. Non è convinta della storia dei collegiali sui biscotti e vuole assicurarsi di non essere stata imbrogliata. Che punto siamo? Siete soddisfatte? Siete contente? Sono contenta perché i maschi stanno lì a fare le cose e invece noi abbiamo pure mangiato, appunto. La lezione è finita, adesso possiamo togliere i guanti, ci rimettiamo in fila. Fatti. Nicole, porca vacca! Nicole, senti? Mi ha beccato il telefono, ma nessuno lo sapeva, mi ero nascosto benissimo. Vabbè, non credo ti dicano niente, cioè. No, non mi dicono niente, secondo te? Sono entrata nella sala dei sorveglianti, l'ho aperto, ho preso il telefono, non mi dico niente. Allora zitta, però. E tanto ormai, cioè, viene. Cioè, adesso ho un po' di paura, cioè, ansia, mi sto paura. E quando è che te l'ha presa? Adesso!